Conserviamo i lampascioni sempre freschi fino ad un anno dopo la preparazione. Prelievo un po' di sabbia dalla spiaggia e la lascio asciugare tranquillamente al sole. Una volta che la sabbia è ben asciutta, mi reco in campagna o in montagna alla ricerca dell'ortaggio. Si tratta di una pianta selvatica che cresce liberamente e spontaneamente su tutto il territorio. A me interessano i bulbi dei muscari o cipolline selvatiche e le vado ad estrarre dal suolo, scavando 5, massimo 7 cm sottoterra. Dopo un'ora di raccolta ho un bel bottino e lo porto a casa. Ed ecco i miei lampascioni. Una bella raccolta. Munita di pazienza, divido i bulbi dallo stelo, aiutandomi con un coltello. Esattamente così come mostro in video. Prendo una cassetta da riciclo, la rivesto di stoffa o plastica e cospargo la sabbia sotto nel fondo, fino a ricoprirla. Cospargo i lampascioni sulla sabbia, così da non toccarsi l'uno con l'altro. Vado a ricoprire l'ortaggio nuovamente con la sabbia, facendo attenzione di non lasciare scoperto nemmeno un angolo. Questo procedimento è molto importante per il mantenimento del lampascione sempre fresco. Adesso i lampascioni sono pronti da conservare in un luogo fresco e buio. Si possono mantenere sempre freschi fino a un anno dopo la preparazione. Ciao, alla prossima!